Siamo all'alberghiero di Pesaro, dove sta per avere inizio l'edizione 2015 del concorso di cucina Oltre i Fornelli. Un'iniziativa molto particolare e molto interessante. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Diamo vita oggi a un progetto che si chiama Oltre i Fornelli, che vede insegnanti di materie scientifiche e umanistiche che si incontrano e si scontrano sui fornelli con delle ricette proposte da ragazzi, alunni che però sono di etnie diverse da quella italiana. Una giuria composta da 4-5 insegnanti invece di materie tecnico-pratiche giudicherà qual è il piatto migliore. Questa iniziativa però trova anche riscontro in quel progetto promosso dal MIUR, che vede ragazzi di etnie diverse che si incontrano per dar vita a progetti che sono per l'integrazione razziale. Questo è il segnale che l'alberghiero di Pesaro vuol dare, visto che il cibo è sicuramente sinonimo di cultura e di identità razziale. Allora, questo è il tavolo brasiliano. E siamo insieme a Alice e Rita. Quindi Rita è un'insegnante di matematica che si sta cimentando in un piatto brasiliano. Che piatto è? Allora, è un piatto a base di riso, pollo, funghi, panna, in pratica sono tutti degli ingredienti che andremo a incorporare nel pollo. Il nome del piatto? Strogonoffi. Silvana Giacchè. Insegnante di? Di cultura religiosa. Bene, e tu invece sei? Irene Iema. E proveniente da? Nigeria. Che piatto stai preparando? Si chiama fried rice, riso fritto. Perfetto. E come vedo che sono vari ingredienti che stai preparando, come si prepara velocemente? In teoria è in primo, ecco, è riso con carote, peperoni, e poi abbiamo questo qui che si accompagna con il riso, che si chiama plantain. Sì. Platano. Sì. Da aggiungere. Ah, beh, quindi un piatto molto ricco, insomma. Che nazionalità? Marocco. Marocco. E lei è? È la collaboratrice scolastica. E si può dire il nome? Sì, Emanuela Gessi. Perfetto. E invece il tuo nome? Chariai Sukaina. E cosa ci stai preparando? Prepariamo un tagine di pollo. Questo piatto in cosa consiste? Allora, è del pollo e delle verdure fatte cuocere in tagine, che è una roba di terracotta. E insieme a quali verdure utilizzi? Si possono utilizzare tutte le verdure disponibili a casa, se no noi oggi utilizziamo patate, carote, pomodorini, olive verdi, piselli e fagiolini. Tempo di cottura? Un'oretta, a fuoco lento. La gara prevede l'utilizzo di materiale o anche di ingredienti tipici del posto di origine dei ragazzi, e la valutazione sarà tendenzialmente legata alla difficoltà del piatto, al gusto che il piatto poi comunque offre e alla difficoltà di esecuzione. Come ogni buona gara che si rispetti, c'è anche una giuria. Ecco, qui siamo con Silvia Igni, seconda C. Armila Dervisci, quarta B branca. Erdi Tucu, quarta B alberghiero. Allora, che ruolo svolgete in questa competizione? Siamo dei giudici che diranno qualcosa sui piatti. E spiegaci un po' come si svolgerà tutta la giornata. Allora, stamattina ci siamo ritrovati con alunni e professori, che ogni alunno straniero, perché diciamo che questo progetto è inerente al fatto comunque sia di coinvolgere persone straniere di qualsiasi nazionalità, con i professori che aiuteranno, diciamo, questo giro saranno gli alunni ad insegnare un po' agli insegnanti. E passeremo questa mattinata qua e verso mezzogiorno daremo via al fatto che noi giudici giudicheremo tutto. Adesso gireremo qua per vedere l'esecuzione. Un po' come Masterchef, diciamo, molte persone sono arrivate qui sapendo magari già gli ingredienti che devono cucinare
e alla fine, dopo la disoccupazione del piatto e la presentazione, noi assaggiamo il gusto, l'impiattamento e la difficoltà di un piatto. Siamo adesso al tavolo colombiano e insieme con l'insegnante di educazione fisica che si chiama Marinella Drago. E invece con Miranda Dayana. Quindi allora, piatto colombiano a base di avocado, mi sembra. Avocado e pesce al latte di cocco, salmone fresco, sì. Vedo anche molte verdure. Sì, il peperoncino, la cipolla, pomodoro. E come il nome del piatto? Piatto costegno, perché proviene dalla costa. Io sono un'insegnante di sostegno di questa ragazza che ho accompagnato di sotto e farà questa ricetta del suo amato Perù. E il piatto in cosa consiste? La carne a julienne, la cipolla a julienne, il pomodoro a julienne, anche le patate a julienne e dopo faccio prima cuocere le patate e quando sono fritte lo devo friggere e dopo devo fare la carne. Che carne usi? La carne di vitello. Il nome del piatto? L'uomo saltato. Che nazionalità siamo qui? Moldava. Ci puoi dire come ti chiami? Mi chiamo Anna, sono del Branca, quindi non ho niente a che vedere con l'alberghiero. E invece? Allora io sono la sua insegnante di religione, mi chiamo Ivana. Lo accompagno in questa sfida. Questo qui che piatto è allora? Ce lo puoi descrivere? Sì, è un piatto con praticamente devi fare degli involtini con la carne. E l'insalata russa. Benissimo, buon lavoro. Siamo con Paolo Esposto, il presidente dell'Associazione Cuochi della provincia di Pesaro. È membro della giuria dell'iniziativa. L'iniziativa è molto bella e interessante ed è un grande piacere vedere i ragazzi che si cimentano nella preparazione dei piatti del paese di loro appartenenza. E inoltre, sottoscritto in qualità di presidente dell'Associazione Cuochi di Pesaro, con grande piacere offre questa targa proprio al primo classificato. Tavolo di che nazionalità? Della Costa d'Avorio. E lei è? La professoressa di educazione fisica Ferri Rosa Lorena. E lei invece? Io sono la professoressa sempre di educazione fisica Magini. Ah, perfetto. E io sono la Luna. Ecco, allora è il piatto della Costa d'Avorio. Sì. In cosa consiste? Allora, consiste nel couscous, sì. E con le orate e una salsa piccante e anche delle verdure semi cotte per decorare. E poi il platano. Ah, non hai detto il nome? Mi chiamo Rose. Ecco, questo è il tavolo di che nazionalità? Australia. Io sono Sonia Marini, senza voce, e insegno italiano e sono la sua insegnante. Perfetto, e invece il tuo nome? Charlotte. E che piatto ci prepari? È un dolce, si chiama Lamington Fingers. E gli ingredienti quali sono? Una base tipo torta e poi dopo? C'è un glassa di cioccolata e dopo noce di cocco. Tra i tanti tavoli c'è anche il tavolo italiano. Sì. Lei è la... Io sono l'insegnante di alimentazione. E invece il tuo nome? Giovanni. Che anno fai? Prima. Che piatto state preparando? Un dolce, mi sembra. Torta mimosa. Ah, la famosa torta mimosa. E gli ingredienti quali sono? Il pan di Spagna, dopo dentro la crema con l'ananas e sopra tanti pezzettini che ricorda mimosa. L'iniziativa è senz'altro valida dal punto di vista della formazione alla cittadinanza mondiale. Viviamo in questo unico globo all'interno del quale convivono diverse culture, diverse razze, diverse etnie, ma siamo solamente una unica realtà all'interno dell'universo che conosciamo. L'alberghiero ha organizzato questo concorso che prevede il mettere attorno ad un tavolo culture, esperienze, provenienze diverse, perché credo che discutere, portare le proprie consuetudini, la propria cultura sia la cosa migliore per iniziare in concreto, di fatto, questo percorso interculturale. Attieke con